Parola d'ordine di questa supposta è semplifica. Eppure in natura questa parola è normale. Gli animali, la natura stessa, i vegetali vivono una vita semplice. Per loro tutto è semplice. In natura le cose sono banali. Siamo soltanto noi umani che dobbiamo complicarci la vita con dei processi cognitivi a volte che non hanno veramente senso. Conosco persone che riescono per andare da un punto A a un punto B, che basterebbe una linea retta, invece di usare una linea retta, preferiscono fare uno zigzag enorme, infinito, per raggiungere un risultato che avrebbero potuto raggiungere magari in pochissimo tempo. Perché l'uomo fa tutto questo? Ecco perché l'importanza di questa supposta semplifica. Il grande Steve Jobs diceva, usava la frase less is more, ovvero meno è più. Non a caso ha inventato un iPhone con un solo tasto, quindi meno di così non si può. Ebbene, questo è quello che dobbiamo imparare a fare. Dobbiamo imparare a scremare, a toglierci le cose davanti. Una cosa che consiglio a tutti è quella di farsi una to-do list, ovvero la lista delle cose da fare. Io sono pieno di to-do list. Chi mi conosce sa che ho quaderni interi con delle liste immense di cose da fare. E quando mi metto seriamente a sbrigare i compiti, faccio solo ed esclusivamente quello. Quindi massimo focus, prendo la mia to-do list, ho tutte le cose che devo fare e comincio a spuntarle, a farle immediatamente. Questo è uno dei modi migliori per poter darsi una mossa, per poter semplificare, per poter togliersi davanti tutte le incombenze e avere più tempo libero. La tua lista delle cose da fare dovrebbe essere sempre con te, potresti averla nel telefonino, perché qualunque cosa ti viene in mente, in qualunque istante della giornata, devi poterla annotare subito. Perché se non puoi farla immediatamente, dovrai farla al primo momento libero dedicato alle cose da fare. Attenzione! Quando si entra nel momento delle cose da fare, bisogna essere assolutamente presenti su quello. Ciò vuol dire che se dedichiamo un'ora a sbrigare ciò che dobbiamo fare, questo vale nel lavoro, nella famiglia, nello sport, qualunque cosa. Se dedichiamo un'ora, che sia un'ora di assoluta presenza, ciò vuol dire che stacchiamo telefoni, cellulari, email, WhatsApp, Telegram, qualunque cosa che possa disturbarci. Niente deve poter carpire la nostra attenzione, perché la nostra attenzione deve essere focalizzata al 100% su ciò che dobbiamo fare. Nel mondo del software esiste la tecnica dei pomodori, inventata, se non ricordo male, da un italiano e spiegata in tutto il mondo. In pratica prevede che tu abbia un pomodoro, ovvero un timer, quelli da cucina, puntato a 25 minuti. Esistono migliaia di programmi che lo fanno anche su internet, basta che cerchi tecnica pomodoro. 25 minuti di assoluta presenza, sbrigare ciò che devi sbrigare, stacchi tutto, niente ti deve distrarre. Dopodiché 5 minuti di pausa, rispondi al telefono, bevi, mangi, vai in bagno, fumi, fai quello che vuoi. Dopodiché 25 minuti ancora di assoluta presenza a sbrigare tutto ciò che devi sbrigare, che sta nella tua to-do list. Un'altra tecnica importante può essere quella di fare tutto subito. E questa è una delle migliori. Se c'hai un'incombenza da fare, non rinviarla, falla subito. È la cosa migliore che tu possa fare perché elimini il pensiero immediatamente, se no andrai a scriverla nella tua to-do list e aggiungere ciò che dovrai fare dopo. Ma se è qualcosa che puoi fare immediatamente, falla. Devi chiamare un cliente, devi chiamare tua mamma, devi chiamare qualcun altro, fallo immediatamente, ti viene in mente, non star lì a scriverlo sulla to-do list. Prendi il telefono e chiama e quella te la sei tolta. Devi andare a pagare qualcosa, vai a pagare qualcosa, manda qualcuno a pagare. Fa tutto ciò che puoi immediatamente. Ricorda di eliminare ciò che non serve. In sostanza, il principio attivo di questa supposta lo possiamo dedicare al grande Michelangelo, che quando scolpì il suo David non stette a creare la statua dal marmo, ma semplicemente a togliere tutto ciò che c'era di più dal marmo per far uscire il David che lui già aveva nella sua testa. Questo è il modo di eliminare quanto più possibile. Prima possibile, nel modo più veloce possibile. Michelangelo faceva così. Adesso tocca a te.